Si è svolta mercoledì 17 febbraio al Pala Ruffini di Torino la conferenza laboratorio Il cervello uno sportivo. L'incontro, al quale hanno partecipato 1.500 studenti della scuola primaria, rientra nell'attività dei Giovedì Scienza, speciale scuole, curata dall'associazione Centro Scienza Onlus. Gli studenti, guidati da un istrionico scienziato, Federico Luzzati, sono stati trasportati in un divertente viaggio nei meccanismi che il cervello mette in atto per gestire movimenti e azioni complesse. Insieme a Luzzati, anche il fisioterapista Mauro Banfi e l'atleta Andrea De Beni. A supporto della conferenza, le squadre A1 Fixi Pyramids Pallacanestro Torino e Pallacanestro Moncalieri Torino, che hanno dimostrato come sia inscindibile il rapporto mente-corpo nell'attività fisica e di come questo rapporto interagisca e cambi in presenza di gravi patologie e traumi. All'incontro sono intervenuti Fiorenzo Alfieri, Maria Grazia Pellerino, Luca Remmert e Piero Bianucci. Siamo al Palasport di Torino con 1.500 bambini, ragazzini delle scuole elementari, dei primi anni delle medie. Si sta parlando di cervello, però di cervello e sport. È un esempio di divulgazione, un caso di divulgazione di Giovedì Scienza, manifestazione che dura ormai da 30 anni. Colui che sentite forse in sottofondo è un neuroscienziato, si chiama Federico Luzzati, è uno studioso del cervello, sta spiegando a 1.500 bambini come il loro cervello sia importante non soltanto quando studiano, ma anche quando giocano, quando fanno dello sport, quando ascoltano della musica. Siamo qui oggi per raccontare ai bambini come funziona il nostro cervello e per raccontargli come il nostro cervello sia anche uno sportivo. Dice, ma come? Il cervello serve per pensare e nello sport invece servono i muscoli. Sì, può darsi, sicuramente nello sport servono i muscoli, sicuramente il cervello ci serve a pensare, ma a pensare a che cosa? Faremo vedere ai bambini come il cervello sia in realtà l'organo che organizza il movimento. Tutto questo pensiero serve in realtà a trovare il modo giusto di muoverci, a trovare dei modi di muoverci. E nello sport ovviamente il movimento raggiunge l'apice. Quindi in qualche modo mostreremo a questi ragazzi, con l'aiuto di alcuni sportivi veri, quindi abbiamo una squadra in carrozzina della PMT Torino e anche delle giocatrici professioniste di basket femminile, che faranno vedere ai bambini quanto sono delle cervellone, come il loro cervello è capace di fare calcoli complicatissimi, e io le sfiderò, ma mi batteranno, vedrete.